Siamo in una meravigliosa e storica villa di Vorno, più esattamente Villa Michela. Qui accanto a me ho Sandra Benedetti, che è la responsabile custode di questa villa, che è stata costruita intorno al 1400, quindi nel XV secolo. Esattamente, è una villa appunto di origini molto antiche e ha avuto diversi proprietari nel corso dei secoli, fino ad arrivare a metà circa del 1700, che è stata comprata dal papà del famoso architetto Lorenzo Nottolini. Ecco, ricordiamo, questo famoso architetto qui a Lucca è famoso, e non solo a Lucca, per aver costruito il mitico acquedotto. Certamente, sì, l'acquedotto di Lucca. Sì, bene, sì, sì. Questa villa si compone di quante stanze? Allora, si compone a livello di camere, ha 17 camere, e poi ha diversi saloni ai vari piani, con anche la vecchia cucina che un tempo era la limonaia, cioè dove venivano ricoverati tutti gli agrumi, perché qui l'inverno è abbastanza rigido e quindi venivano ricoverati in questa grande stanza. Quando dice ricoverati, mi sa tanto che venivano anche curati, insomma. Certamente, certamente, sì. Va bene. Allora, dopo questa piccola curiosità, adesso questa villa è stata acquistata da una famiglia inglese. Sì, esattamente, da una famiglia inglese, e il nome deriva appunto dalla figlia, perché quando nacque quella figlia di questa coppia inglese, gli hanno dato il nome Michela. E questa famiglia viene sovente, organizza anche delle feste? E certamente, questa struttura qui, questa villa, viene usata per gli eventi come matrimoni, anniversari e anche come bed and breakfast nel periodo estivo. Benissimo, allora io ringrazio Sandra di tutte queste bellissime notizie storiche di questa villa, ripeto, Villa Nottolini, adesso Villa Michela. Esattamente, Michela, sì. Che ripeto, e viene utilizzata anche come bed and breakfast. Bed and breakfast. Allora, noi la ringrazio e noi andiamo a fare la conoscenza dei protagonisti della puntata di oggi di Toscana Tavola. Seguiteci. Eccoci qua, siamo davanti alla chiesa di San Pietro, ma non siamo in Vaticano, bensì siamo a Vorno, in provincia di Lucca, e sto aspettando Marco, eccolo qua, Marco Boni, che è il nostro bravissimo ortofrutta per quanto riguarda... Ma te da quanto tempo hai questa azienda? Dal 72. Pensa un po'. Allora, che ci hai portato? Cipolle. Cipolle, da dove arrivano queste cipolle? Dall'Astrasigna. Dall'Astrasigna. E perché ci porta le cipolle, Marco Boni? Perché noi, con il nostro, ricordiamolo, Nicola Tofanelli, realizzeremo un piatto molto interessante che ha per titolo... Faremo le rovelline alla lucchese. Con queste cipolle ci farò la salsa al pomodoro per fare le rovelline. Piatto tipico delle campagne lucchesi, che prevede praticamente di fare prima una fetta di carne di vitellone fritta, che poi viene rimessa in salsa. Bene, quanto vengono queste cipolle? 1,50 euro. 1,50 euro. Allora, intanto, Paolo Pellegrini, giornalista no gastronomo, le rovelline, te le conoscevi le rovelline? Come rovelline no, ma è un piatto che in Toscana si fa anche a Firenze, perché si fa la braciolina fritta, la milanesina, no? Per dire. Quindi, allora, la rovellina nella tradizione fiorentina e toscana in genere è costituita... Si chiama la braciolina rifatta, si frigge e poi si ripassa nella salsa di pomodoro. Poi ci sono naturalmente, come sempre, le varianti locali. Ma sai, in Toscana le varianti sono da una porta a quella accanto, per cui, voglio dire, è la regione, con la Sicilia, è la regione della massima... cosiddetta biodiversità, ma anche diversità nei piatti. Anche le cipolle sono diverse in varie zone della Toscana, ma questa è una cipolla fatta, in realtà, questa qui, perché questa è, come vedi, c'ha il tono della cipolla bianca anche, quindi bellissimo. Ma la cipolla di Certaldo, antica tra l'altro, perché Boccaccio, no, ce ne racconta. Esatto. E poi in Francia qual è il piatto tanto famoso? No, la soupe d'oignon. Sì, chi gliel'ha inventata la soupe d'oignon? Da dove viene? La catena di Medici. Gira, è Toscana. Allora, intanto prendiamo naturalmente tutto il cesto. Grazie, noi ringraziamo il nostro Marco per tutto quanto, e andiamo in cucina a realizzare le rovelline. E poi si mangiano, naturalmente, perché ci chiedono, ma poi le mangiate queste cose? Sì che le mangiamo, ci mancherebbe altro. Benvenuti a Pausa Caffè.
Oggi parliamo dell'arte in cucina. Siamo con Domenico Monteforte, che ci racconta come nasce l'idea di questo libro, che mette insieme arte e ristorazione, arte e ricette. In questo libro ci sono 76 artisti, anche di fama internazionale, abbinati a 76 ristoranti italiani e non solo, e in abbinamento a 76 ricette. Domenico, come nasce questa idea? Nasce dalla mia passione per la cucina. Io di mestiere faccio il pittore, sono un artista, però ho una grande passione per la cucina che mi viene dalla mia famiglia, perché insomma mia madre era una cuoca molto brava. E quindi hai ispirato sempre buon gusto, sia artistico e anche proprio culinario. Sì, diciamo che io quando cucino è un po' come quando dipingo, cioè mi piace usare le verdure, tantissimi colori, proprio come fossero degli abbinamenti. Ecco, l'idea è nata così, di coinvolgere amici artisti e vedere quello che poteva saltare fuori. Siamo andati oltre le aspettative, francamente. Ecco, questo libro infatti, edito da editoriale Giorgio Mondadori, ha praticamente bruciato le tappe, nel senso che le copie sono finite in pochissimo tempo. Sì, in 3 settimane è andata esaurita la prima edizione, siamo andati in ristampa, cioè una cosa che insomma di questi tempi non è così semplice, perché i libri purtroppo non hanno questa risposta così immediata, invece questo è stato benedetto, per cui... E oltre, diciamo, a una parte sugli artisti, appunto, che racconta la biografia dell'artista, una parte sul ristorante e la ricetta, ci sono anche degli interessanti intermezzi su personaggi di vario tipo. Sì, allora, quando io l'ho pensato, ho pensato a un libro di ricette, ma ho pensato a un libro di biografie di artisti, e ho pensato anche di inserire delle interviste di personaggi che potessero in una qualche maniera interessare un lettore, per cui è un libro che si legge proprio, è proprio un libro da leggere. Domenico, come riassumi questo tuo rapporto tra arte e cucina? Te lo riassumo così. Io vi consiglio questo libro perché, oltre ad ampliare i vostri orizzonti culinari, sicuramente amplierà anche le vostre conoscenze artistiche. Eccoci qua, siamo nella cucina di Abbinbotto. Abbinbotto, sì. Abbinbotto, devi sapere, era il soprannome di un tuo trisavolo. Esatto, sì. Questo Jacopo, che ha aperto qua prima del Novecento, all'incirca nel 1840, che ha fatto sì che è rimasto il nome al posto, e per vari motivi questo ambiente è rimasto in famiglia e oggi tocca a me. Quindi questo tuo antenato ha dato il nome anche a questa località, se vogliamo. Siamo sempre a Vornon, frazione del comune di Capannori. Ricordiamo che il comune di Capannori è il comune più grande, il comune agricolo più grande d'Italia. Esatto. Provincia di Lucca, bene precisarlo. Allora, qui accanto a me ho Nicola Tofanelli, che ci realizzerà che cosa? Oggi proponiamo un piatto tipico della tradizione popolare lucchese, le rovelline, piatto delle nostre nonne, tra cui anche la mia affezionata, che me le faceva quando ero piccolino, e in questo caso oggi la facciamo con una carne bovina della Garfagnana. Bene, è bene precisare, tanto per ricordare che questo è un piatto, come si dice, di riporto. Sapete che la tradizione della Toscana ha molti piatti di riporto, ma non perché prende il porto e lo riporta, è semplicemente perché utilizza quelle cose che sono avanzate il giorno precedente. Una su tutti, ricordiamoli, la ribollita, tanto per fare un riferimento alla tradizione fiorentina. Ma i cosiddetti piatti del giorno precedente non si butta via nulla, quindi si riporta. Si sono fatte le fette impanate, adesso le facciamo diventare rovelline. Siamo sì. Stati ben chiari, addirittura sottili, scusate la battuta. Beh, detto questo, andiamo a ricordare gli ingredienti di questo piatto. Allora, questo piatto dobbiamo fare delle bracioline, che sono qua. Abbiamo la razza. La razza bovina della Garfagnana. Queste fette di carne. Che parte utilizzi? È la sottofesa di manzo. Bene.
andrà sbattuto l'uovo, la fetta di manzo andrà smessa nell'uovo e impanata nel pan grattato, nel pane di nostra produzione, e fritta. Dopodiché deve essere preparata una salsa con un fondo di cipolla e profumi di rosmarino. Abbiamo il rosmarino, l'alloro, la salvia qua sotto che servirà a fare il fondo di cottura. E dopo uniamo la salsa al pomodoro e dopo circa una mezz'ora, tre quarti d'ora la salsa al pomodoro è pronta e ci vanno aggiunti, come facevano le nonne, il battuto di capperi e prezzemolo. Questo per dare un sapore inconfondibile, gustoso, è fondamentale, accattivante, perché il cappero veramente invoglia, lasciatemelo dire, vero? Certo, sì. Ecco il cappero. Bene, abbiamo detto tutto. E olio e extravergine oliva. Olio extravergine che viene da una zona bellissima, che sì, è del Compitese, in questo Pieve di Compito. Sì, fiorentini, compito non è quello che vi mandano a casa, dovete fare ragazzi il compito. Pieve di Compito è una bellissima località proprio del comune di Capannoli, vero? Capannoli, dove c'è un olio squisito, olio cosiddetto gentile, olio che serve proprio per questi accompagnamenti. Allora partiamo, vai. Ok, allora intanto andiamo a mettere il sale nelle uova. Quanto utilizzi in questo caso? È una bella sbattuta. Sì, è una bella sbattuta. Diciamo che all'incirca per una rovellina ci vuole un paio di uova. Tu ne hai messi molte di più? Sì, perché poi ne faremo anche di più. Nel senso, ci permette anche di impanare meglio la rovellina. Bene. Tu hai messo semplicemente sale e pepe? Sale e pepe. Sbattiamo un pochino le uova. Bene, adesso poi cosa fai? Seconda operazione. Prendiamo una fetta. Vai, eccola qua, la fetta di sottofesa della razza garfagnina. Vai. Andiamo a mettere nell'uovo. Bene. La impaniamo. Ecco qua. Del pan grattato, del pane nostra produzione. L'olio è già ben caldo? Sì, certo. Bene. Dopodiché questa fettina la andremo a friggere. Vai, attenzione, fai questa operazione in modo da inquadrare, ecco, da far inquadrare. Vai, eccola qua. Spettacolare. Allora, uno dei, diciamo, dei piatti che piace più ai bambini, questo anche per esperienza personale, è la fetta impanata. La fetta impanata. Vero, la fetta impanata è una delle cose proprio spettacolari che invogliano anche i più piccoli. Certo. Però noi ve la sottoponiamo non so, anche ai grandi. Noi ve la sottolineiamo sotto forma chiaramente di arricchimento, perché le nostre nonne appunto utilizzavano questo piatto di riporto, come già detto, magari avevano erano rimaste delle fettine impanate del giorno precedente e, no, e loro riuscivano a personalizzarle con l'apporto del pomodoro e non solo, vero? Certo. Vai. In questo caso la rovellina è cotta. Vai. La facciamo scolare bene dall'olio di cottura. Appena scolata bene la rimettiamo in un piatto. Sì, vai. E dopo la spingiamo l'olio e la ripassiamo nella salsa di pomodoro e capperi. Ecco, precisiamo che tu hai utilizzato questa salsa che si compone di quali ingredienti? Allora, una base di cipolla, aglio e erbette aromatiche, tra quale alloro, rosmarino e salvia. Dopodiché, quando la cipolla è imbiondita, uniamo la salsa di pomodoro. Dopo circa mezz'ora di cottura la salsa è pronta e uniamo il battuto di capperi e prezzemolo. E vogliamo precisare che questa mattina noi abbiamo acquistato dal nostro Marco Boni la cipolla che arriva da Signa. È bene, sì, eccola qua. Vedi? Ecco, adesso la regia ve lo propone. Tu hai fatto già questo taglio, questo trito che hai già utilizzato. Noi ci siamo già anticipati all'interno di questo condimento, di questo sugo. Bene? Sì. Vai. Ok, allora adesso facciamo l'altra operazione. Adesso facciamo l'altra operazione. Andiamo a accendere il gas. Bene. Vai. E rimettiamo la rovellina nella salsa e la facciamo andare. E qui la fettina diciamo impanata assume connotazioni quasi celestiache, ecco, perché qui evidentemente tutto il sapore meraviglioso viene sublimato dal cappero, dal pomodoro e dagli altri delle erbe che tu hai citato, vero? Certo, qui praticamente la salsa di pomodoro si lega perfettamente alla rovellina in maniera tale che invita
a mangiare e a fare anche scarpetta, diciamolo, perché la scarpetta, bravo, la scarpetta è obbligatoria. Che bella la scarpetta, magari con un pane toscano sciapo, sciocco, è bene? Oppure con una ciabattina, con il pane ciabatta si dice, no? Anche sì, il pane croccante. Sì. Allora, attenzione, andiamo a questo punto. Facciamo ritirare un attimo. Bene, togliamo, intanto magari che dici se togliamo le cipolle e già predisponiamo il piatto di portata in modo da così presentare la mise en place all'attenzione del nostro Paolo Pellegrini, che sarà il giornalista enogastronomo che avrà il privilegio, l'onore, il piacere di poter assaggiare appunto questo piatto. Allora facciamo questa operazione velocemente. Intanto voglio ricordare ai nostri amici che ancora non facessero parte di Vetrina Toscana, cosa di cui faccia parte appunto a Bimbotto, qui di Vorno, voglio ricordare che è semplicissimo, basta contattare www.vetrina.toscana.it, iscriversi è assolutamente gratuito, facile, e così sposate la filosofia di Vetrina Toscana. Vai, ci siamo. Eccoci qua. Allora, il piatto è pronto, il piatto è pronto, andiamo ad impiattare la rovellina nel piatto di portata, ci mettiamo un po' di sughetto sopra. Sentiamo un profumo di cappero fantastico. Fantastico, parla da solo. Questi sono veramente piatti della memoria. Questo è un piatto unico, questo. Con cosa lo accompagneresti a tavola? Allora, noi lo accompagniamo con fagioli al forno, sono dei fagioli cannellini cotti nel forno a legna, oppure un purè di patate, un'altra sua morte, delle rovelline, oppure poi a scelta anche del cliente, anche patate fritte, patate al forno. Allora, ci siamo, ricordiamo a questo punto sempre l'attenzione dei nostri telespettatori che magari si fossero sintonizzati solamente adesso su Toscana Tavola. Allora, ricordate gli ingredienti che il nostro Nicola Tufanelli ha utilizzato per fare le rovelline alla lucchese. Ecco, sono i seguenti, ricordiamo. Allora, innanzitutto dalla ciccia. Carne bovina della Garfagnana. Pezzo. Sottofilo di manzo. Per fare uova, pan grattato, dopodiché cipolle, salsa di pomodoro, battuto di capperi e prezzemolo per la salsa. Poi abbiamo anche i profumi che vengono messi dall'oro, rosmarino e salvia nel fondo di cottura con olio della Visona. Benissimo, esattamente di Pieve di Compito. Allora, non ci resta Nicola che prendere il piatto, Inforchiamo la bicicletta, perché ci andiamo in bicicletta? No, lui c'ha i baffi a manubrio, è il minimo che potessi fare. Vai, andiamo? Vai. Paolo, stiamo arrivando. Eccole qua le rovelline che abbiamo realizzato in cucina con l'ausilio e la bravura del nostro Nicola Tofanelli. Siamo con Paolo Pellegrini, che possiamo definire senza ombra di dubbio uno dei più importanti guru della enogastronomia toscana. Guru non te l'aveva detto nessuno. No, fin qui mi mancava solo quella. Gourmand, sicuramente. Ho delle frequentazioni orientali ultimamente, allora mi viene spontaneo fare questo riferimento. Va bene. Io, come hai visto, ho inforcato la lente per vedere meglio da vicino. Intanto, prima partiamo subito, noi in cucina abbiamo ricordato, la cucina cosiddetta di riporto, cioè di riuso. Sì. E la Toscana è principe in questo, Sì, la Toscana, l'Italia in genere, la Toscana in particolare, perché avendo tanti prodotti, avendo tanti piatti, ha anche evidentemente più possibilità poi di riusare, no? Per la cucina fiorentina, diciamo quella che è la gemma è la cosiddetta ribollita. Beh, sì, è una delle gemme. La cucina fiorentina nel mondo è nota per che cosa? In particolare per la bistecca, però chiaramente anche la ribollita, che nasce da una volgare nel senso di diffusa nel popolo, nel vulgus, minestra di pane e poi ribollita. Chi in padella, chi, ahimè, nel pentolone sul fuoco, ma qui non voglio entrare perché è questione di cuochi, è questione di sensibilità, per carità. Allora, pensa a questo piatto, intanto cosa ti evoca? Ricordiamo il nome del piatto: rovelline alla lucchese. Io da buon fiorentino guelfo, cosa mi evoca? Le bracioline rifatte al pomodoro alla fiorentina, perché il piatto alla fin fine è quello, fetta di carne. Io credo che lui usi carne di vitellone,
per passare poi in padella, no? Sentiamo? Sì. In padella. Sì, sì. E credo che sia la migliore, friggere in padella, impanata e passata in padella e poi rifatta, pensa ripassata che, al pensa pomodoro. Che questo sugo, ricordiamolo, composto da pomodoro pomodoro e poi un battuto di capperi e prezzemolo. Bene. In altre interpretazioni lo si faceva alla livornese. E la livornese, il sugo era basilico, pomodoro, aglio. Ecco, tanto per ricordare. Ma questa è una piccola precisazione, lo faceva così la mia mamma. Allora, detto questo, invece, andiamo a presentare la Laura di Collobiano, che rappresenta a sua volta la tenuta di Valgiano. In due parole, dove si trova Valgiano? Prima di tutto, microfono. Valgiano si trova sulle colline a nord-est di Lucca. E che vino ci hai portato? Vi ho portato il Palistorti Rosso, e che viene fatto con uve di Sangiovese in predominanza, 70%, poi ci sono tutte le uve che si trovano in Toscana in generale, quindi Ciliegiolo, Canaiolo, Colorino, un 10%, e poi c'è Syrah e Merlot, che furono portati in epoca napoleonica a Lucca, quindi da tanto tempo. Napoleone ha fatto delle disgrazie, ma ha fatto anche delle cose positive, insomma, via. Vabbè, ci ha portato delle... Questo era solo per dire, fa parte della tradizione. Della... Senti, parliamo di biodinamica, voi siete stati tra i primi, vero? Allora, a Valgiano facciamo biodinamica da fine anni 90 e la biodinamica è uno strumento per arrivare alla fertilità dei terreni. Laura, puoi mescere mentre parli, vai. Allora, quindi dimmi in due parole che cos'è la biodinamica per farla capire al maggior numero di persone. Allora, per arrivare alla fertilità dei terreni utilizziamo i preparati biodinamici, che sono, vi parlerò di due preparati in particolare, ora Paolo sta mangiando, forse non è proprio il massimo, ma si tratta di letame di mucca messo all'interno di un corno, sempre di mucca, sotterrato, e quando facciamo il 500 che si chiama questo preparato sotterriamo 4000 corna, quindi siamo un gruppo di agricoltori, lo sotterriamo ad ottobre e le ritiriamo fuori in primavera, quindi sono passati 6 mesi. Durante questi 6 mesi il letame si è completamente trasformato in una sostanza colloidale che assomiglia un po' al cioccolato messo al sole o all'humus, e quando lo si prende in mano c'ha anche una buona fragranza. Si chiama 500, il nome glielo diede Pfeiffer, che era un allievo di Steiner, perché ci sono 500 milioni di microorganismi in un grammo, e questa sostanza viene mescolata all'acqua tiepida e lì avviene la dinamizzazione e poi viene spruzzata sulla terra per accelerare l'attività dei microorganismi. Quindi la facciamo due volte l'anno, di solito, una volta in autunno e un'altra volta. E qual è la funzione materialmente? Allora, la funzione, per esempio, quando si fa in autunno è perché si fa dopo la vendemmia, quindi per ridare energia alla pianta che è stata molto stressata, mentre quando lo diamo in primavera per accelerare l'attività, mettiamo per esempio il fiore della vite. Quindi, ma bellissimo. Non c'è un protocollo, non c'è bisogno. Siamo orgogliosi noi di Toscana a Tavola di avervi spiegato con grande semplicità un metodo così difficile. Esatto. Bene, due parole conclusive. Intanto voglio dire soltanto una cosa, aggiungere una cosa a quello che ha detto Laura. Non bisogna fare troppo gli intellettuali snob, romantic snob a parlare di quando si parla di vino e pensare che la Toscana sia Sangiovese per forza e i Syrah, Merlot eccetera siano aggiunte. No, è storia. È storia come il Cabernet a Carmignano, è veramente storia. Diventano vitigni di territorio. Allora, io non avevo assaggiato perché mi sono incantato ad ascoltarlo. Va bene, allora facciamo una bella cosa. Con questo mugolio positivo non c'è bisogno di commenti. Brindiamo quindi a questa bellissima anche spiegazione della nostra Laura di che cosa è in buona sostanza il biodinamico. È un fatto di corna, ragazzi. Cosa ci dovete fare? Complimenti Nicola, bravissimo, bravissimo, bravissimo. Grazie. A te e a tutto lo staff. Appuntamento a domani alla stessa ora. Bevo.